tradizionale appuntamento di fine anno, praticamente si può dire così, anche se poi varia da periodo a periodo, per le pagine del Garda, una rassegna della mostra del libro che giunge alla sua 19ª edizione. Arsenio Ioppi è uno dei componenti del direttivo del Sommo Lago, questa associazione, ce ne fossero tante sul lago di queste associazioni che riescono a raccogliere documenti, storia del passato e fissarla sulla carta in modo da poterla poi tramandare a chi verrà quello che è successo. Ecco, voi avete organizzato questa manifestazione, è sempre grande successo, praticamente un po' l'editoria gardesana è tutta qui. Sì, qui ci sono parecchi libri dell'editoria gardesana, delle varie associazioni, biblioteche, musei del Garda, da cominciare dal nostro Sponda Trentina, Sponda Veronese, Sponda Bresciana e anche Mantovana. Cioè diciamo Sponda Mantovana anche se non arriva al lago. Loro ci tengono molto. Ci tengono molto. Cioè la nostra tradizione è proprio questa, 19 anni che procuriamo e mettiamo assieme questa mostra. Quest'anno sono circa 1800 titoli di libro, 8000 libri in totale, con 117 case editrici, piccole case editrici, piccole associazioni culturali, biblioteche, così. Quindi è una rassegna del quale qui si trova parecchio sul lago di Garda, ma non solo sul lago di Garda, anche nella provincia di Bolzano, la provincia di Belluno, provincia di altre province, insomma qui intorno all'Alto Garda, vicino al Trentino, insomma, ecco. Giancarlo Tognoni è la responsabile del servizio cultura Alto Garda, in questo caso Arco e Riva. Siete riusciti a portare per 19 anni questa iniziativa, Pagine del Garda, merito del suo ufficio. Sì, devo dire che intanto 19 anni, 19 edizioni, insomma, sono di per sé già di prestigio, ritengo, però l'utilità e l'importanza di questa rassegna è proprio quella di fare da trade union fra mondi diversi. Ricordavamo come l'Alto Garda in particolare è territorio di confine da sempre. Siamo stati territorio di confine fra il mondo mitteleuropeo e il mondo italiano, mediterraneo, per tanti secoli della nostra storia, ma l'Alto Garda è anche in questa condizione particolare di essere zona di confine della sua stessa regione, perché comunque è un territorio di lago in una regione essenzialmente montana, così come le sponde gardesane della provincia di Brescia e della provincia di Verona in effetti rappresentano un unicum nel loro genere. In questa manifestazione riusciamo a raccogliere, proprio a fare da punto d'incontro per tutte quelle iniziative, per tutte quelle esperienze culturali che maturano sulle sponde di questo lago meraviglioso che si apre davanti a noi, e facciamo un pochino sintesi. Franco Panizza, assessore a cultura della provincia di Trento, in visita oggi a questa mostra dell'editoria gardesana qui a Arco, Casino Municipale, grande storia anche qui dentro. Pagine del Garda è innanzitutto un'occasione per valorizzare l'area del lago, la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura, tutto ciò che questo territorio esprime, ma anche un'occasione per valorizzare l'editoria trentina, per valorizzare i libri, per spingere e stimolare la lettura, per far conoscere pagine di storia che erano nascoste e per divulgare alcuni approfondimenti. Quindi due settimane di grande cultura, di storia, di presentazioni che si rivolgono agli appassionati innanzitutto, ma soprattutto ai giovani, a chi difficilmente si avvicina alla lettura e che forse con una manifestazione del genere trova l'occasione per farlo. Gianmaria Varanini ha presentato oggi questo libro importante, soprattutto per noi bresciani, Jean Zanou, il bandito del lago. Già lo scorso anno il professor Mongello, Giuseppe Mongello, aveva parlato di questo bandito, oggi anche voi avete presentato questa opera parlando un po' di questo personaggio storico. Sì, perché è un caso appunto molto interessante di un bandito appunto che è il cosiddetto, diciamo, bandito sociale, no? Che gode quindi di un appoggio in un certo senso da parte della popolazione, no? Quindi non è semplicemente il fuorilegge contro lo Stato, no? Ecco, ma nella società dell'epoca c'era come una rete di relazioni, di solidarietà, di connivenze, no? Ecco, all'interno di quella società che
e, come dire, potremmo per certi aspetti paragonare alla solidarietà che c'era rispetto ai movimenti sociali, anche del terrorismo, eccetera, quindi con un ambiente sociale che in qualche modo sorreggeva questa presa di posizione contro i potenti, contro il potere e anche contro i nemici, diciamo, ecco, coloro contro i quali lui si vendica. Una sorta di Robin Hood, insomma. Ecco, esattamente, cioè l'immagine che ne viene fuori è questa, insomma, è molto interessante, per esempio, il fatto che proprio la copertina del libro raffigura un ex voto che si trova nel santuario di Tignale, ecco, ma che ha contribuito in qualche modo a tenere vivo sino a pochi decenni fa e per certi aspetti sino ad oggi l'immagine non del tutto negativa, appunto, non negativa di questo bandito. Cos'è, è sbagliato chiamarlo bandito a questo punto, perché noi intendiamo un bandito. Certo. Tecnicamente è un bandito, nel senso che è soggetto al bando da parte dell'autorità, delle istituzioni pubbliche della Repubblica di Venezia. Ecco. In realtà appunto la stessa gestione dell'ordine pubblico, della polizia, del rapporto fra le autorità e la società, soprattutto del mondo rurale, come era questa dell'Alto Garda, è molto diversa rispetto ad oggi, insomma, non dobbiamo trasportare i nostri schemi. Ecco, in quel contesto c'era una situazione molto più complessa, nella quale anche questi aspetti di onore, di prestigio, del legame di sangue, no? Ecco, e quindi anche della vendetta, no? Ecco, che a noi che generavano violenza e che a noi suscitano appunto rifiuto, ecco, in realtà erano come dire, considerati positivamente, un po' come la mafia, no? È un sistema di valori di una società premoderna, no? Ecco, la mafia ha un senso della famiglia e dell'onore che a noi oggi pare ed è distorto, ecco, ma in realtà ha una sua consistenza o l'ha avuta, diciamo, questo è un po' il quadro e la ricostruzione del popolo è veramente bellissima anche dal punto di vista proprio dello stile, ecco, molto efficace, ecco, usando queste fonti giudiziarie, no?